Arcadio, Fabio, Daniel e Dario. Per il vostro look state vincendo più premi che per il vostro nuovo singolo in collaborazione con Max Pezzali. I Dari sono il fenomeno musicale dell'anno. I Dari sono qui sul palco di TRL a Reggio Calabria. Ci suonano. Tanto vale, è arrivato il momento dei Dari. Io cerco di essere di esempio per il prossimo, prima di tutto facendo. Quindi per me la parola, il verbo fare è nodale. La magia risiede nel fatto che quando una persona vede che fai, gli viene voglia di fare. E più tu lo fai appassionatamente, perché è vero, è verità, e non lo fai in maniera forzata, allora questa roba poi si trasmette anche inconsciamente agli altri e si genera una specie di circolo virtuoso dal quale poi oltretutto è difficile uscire. E allora si va a creare qualcosa che poi diventa sempre più forte e più bello e che travolge sempre più persone. Io sono Fabio Cuffari, sono nato e vissuto ad Aosta, in Valle d'Aosta, dove risiedo tuttora e dove tra l'altro sto molto bene. Penso che è un po' il mio luogo ideale anche per fare tutte le cose che faccio. Ho fatto il liceo artistico ad Aosta, mi sono diplomato e poi non ho continuato gli studi perché c'è stata la musica che ha rovinato tutto. La musica è stratosferica, cioè nel senso io ho nella mia vita ho avuto il privilegio di riuscire a vivere la musica come fruitore, ma anche come creatore, tra virgolette, di qualcosa che poi è stato ascoltato, è stato. Allora ho avuto questo privilegio di vivere la musica da varie posizioni e quindi anche di viverla come musicista. È stato fantastico perché credo sia stata, ad oggi posso dire, la cosa più importante di tutta la mia vita a livello di vissuto. Alberto Camerini con i Dari in Rock and Roll Robots. Ha cambiato quello che ero io, quello che credevo di essere, sai, rivedi tutta una serie di cose che fanno parte della tua identità. E ti dà tanto perché conosci un mondo che anche lì è fatto di luci e ombre, perché è un mondo anche molto spietato, molto difficile, quello dello show business, fatto anche di persone molto fredde che diresti che non c'entrano nulla con la musica e con tutto quello che essa dovrebbe esprimere. È stato una specie di sogno che diventa realtà, quindi ho mollato il lavoro, abbiamo firmato il contratto discografico perché credo che siamo state anche una delle ultime band a seguire un iter molto come era una volta, cioè il talent scout, il nostro produttore dell'epoca era venuto a vederci in un locale proprio come si faceva una volta, ci ha notati e stavamo partecipando a un concorso, allora siamo stati convocati, l'etichetta indipendente, poi è arrivata la EMI, la multinazionale, poi abbiamo sbottato. Cioè abbiamo vissuto veramente qualunque cosa al limite dell'ordinario, cioè proprio dello straordinario, cose matte, e in questo rientrano ovviamente anche tutta una serie di episodi legati ai nostri detrattori, quindi alla gente che ci odiava, gente che ci voleva uccidere, bruciare, impalare, impiccare, seppellire, affogare, squartare, insomma. Mi ricorderò sempre tipo in Abruzzo quando ci lanciavano i fichi. No, a TRL arrivavano i fichi bianchi del cemento, tra l'altro, sul palco, o i drink, cioè ci arrivava la roba addosso, proprio le palle di neve d'Aosta, in base al contesto dove eri, cioè, il prodotto locale di solito arrivava. Siamo stati sottoposti a molta pressione, perché siamo stati davvero un fenomeno, in qualche modo. E allora tutto questo ha piantato davvero una bandiera, cioè c'era chi era con noi e chi era contro di noi.
se ci penso, soprattutto adesso, cioè, è uno schema molto classico di come di solito succedono le cose su questo pianeta agli esseri umani, che quando c'è qualcosa di nuovo, di diverso, di strano, è strano, allora tendiamo a... Qualcosa che non capiamo bene di solito è sempre qualcosa che ci disturba, non ci piace, preferisco l'ordinario, preferisco sentirmi al sicuro e vivere e vedere qualcosa che so già com'è, che so come, capito, catalogare, eccetera. Qualcosa così a molti scoccia, quindi quello è il motivo per cui è successo. Credo, ho sempre creduto e continuo a credere in ciò che c'è di buono nelle persone. E continuo a focalizzare la mia attenzione su quello. Sono sicuro che sono convinto che tutta una serie di attività che riguardano l'arte e la cultura irrimediabilmente ti mettono a contatto con qualcosa di buono. Cioè è difficile che sia il contrario, è già più difficile. Io ho creato questa associazione culturale che si chiama Associazione Culturale Alfa nel 2014 ad Aosta ed è un'idea che è nata da diverse esigenze. La prima è stata quella di far sì che la gente potesse fruire di esperienze artistiche, culturali e quindi avvicinarsi in qualche modo a tutta una serie di cose che normalmente sono un po' difficili da reperire nel mondo di oggi, ancora di più proprio perché essendo noi in Valle d'Aosta abbiamo sempre un po' patito la difficoltà a riuscire a entrare in contatto con delle realtà diverse, con degli eventi, con delle possibilità. Per me la cosa più importante è far sì che le persone possano acculturarsi di più, possano entrare in contatto con la cultura. Sono convinto che la cultura sia anche educazione, sia il saper stare al mondo in maniera consona, cioè sia il tendere al miglioramento, quindi al migliorarsi, all'evoluzione, anche al cambiare idea e comunque a essere aperti alle cose e alle persone. Io credo di sentire che ci siano delle cose in gioco, delle forze, anche lì io non so come definirle, però che siano molto più grandi di noi, molto più antiche di noi, anche molto più misteriose di noi, e quindi io penso che questo qualcosa, l'universo, ognuno può definirlo come crede, Dio, non lo so, però credo che vada molto rispettato e indagato anche, e anche con molta umiltà vissuto come qualcosa che ci dà l'opportunità di essere qui, in questo tempo, su questo pianeta, adesso, con un tempo limitato per fare delle cose. Quindi, secondo me, ognuno di noi, e qui c'è il discorso del libero arbitrio, può decidere se fare o non fare, che cosa fare, che cosa non fare. Poi però, secondo me, la vita, l'universo ci mettono sempre lo zampino. E allora tu ti trovi a seguire un percorso che un po' hai la sensazione di aver deciso delle cose, però molto spesso no. E secondo me la sfida è proprio riuscire a stare in questo percorso traendone il più possibile, dando il più possibile, perché credo che sia molto importante il discorso di dare più che di prendere, però incredibilmente poi secondo me la cosa fantastica e magica della vita è che poi ti ritrovi ad avere. Per me in generale la vita è una sfida, cioè è una battaglia, è una battaglia che non avrà mai una fine, mai. Quattro anni fa, nel 2016, per la prima volta mi sono avvicinato al mondo dei palindromi perché ho composto un palindromo per una ragazza, perché sono sempre loro che ci fanno compiere le azioni più matte, e quindi è andata così, mi sono messo lì e ho iniziato a giocare con una parola, incastrare, ed è nata in me proprio una sensazione di sfida, quindi ho subito il fascino di questa cosa perché mi sono subito dovuto confrontare con qualcosa di nuovo
e trovare una soluzione, cioè riuscire a incastrare le lettere e le parole in modo da tirare fuori un componimento di senso compiuto, quella è una delle cose più importanti, quindi utilizzando la lingua italiana, che tra l'altro, parentesi, per me è magnifica, rovesciabile, quindi che si leggesse da tutte e due le parti, dall'inizio alla fine, mantenendo lo stesso senso. Quello è stato il primo e poi ha dato un po' il via a una serie di palindromi che ho iniziato a scrivere col tempo, prima poi ne ho scritto un altro, poi un altro, e poi c'è stato un momento in cui è scattato qualcosa in me e allora mi sono detto, ma perché non, visto che ne sto facendo un po', non fare una raccolta, sarebbe carino raccoglierli in un libro, insomma in una pubblicazione, e già che ci sono, visto che amo anche il disegno, l'illustrazione, eccetera, assegnare a ogni palindromo che è contenuto in questo libro un'illustrazione. E così è nato questa raccolta che si chiama Eroici 12 ore, titolo palindromo lui stesso, che contiene 60 poesie palindrome. Ho scoperto che è il primo libro di poesie palindrome in Italia e poi mi sono interessato un po' di più al mondo dei palindromi, quindi ho anche scoperto che ci sono altre persone che fanno i palindromi, in particolare questo italiano che ha scritto un palindromo record, quindi un testo unico, che è un Vangelo palindromo, e mi è venuta la voglia di batterlo. Ci è voluto un anno per scrivere il palindromo record, anche perché io ho iniziato a scriverlo e sono arrivato... allora io mi sono posto l'obiettivo circa dei 12.000 caratteri, perché il ragazzo bravissimo che ha scritto il palindromo record, il Vangelo palindromo, è arrivato a 6.093 caratteri con un testo unico, quindi io mi sono detto, cioè non arrivo a 6.100, 6.200, può farlo chiunque, cioè facciamo le cose bene e cerchiamo di doppiare la cosa. Allora mi sono posto quel limite là, mi rendo conto un po' matto. Ho iniziato a farlo, quando sono arrivato sui 3.000-3.500 caratteri, quindi dopo diversi mesi di lavoro, me lo sono letto e non mi piaceva e quindi l'ho gettato completamente nel cestino e ho riniziato da capo, perché comunque sono un tenace, quindi non mi importa, così è stato molto faticoso anche il fatto di dire lo butto via, però per me era ed è fondamentale fare una cosa del genere mantenendo un discorso anche di estetica, di forma, per quanto possibile, con tutti i limiti del caso. Allora io quando ero arrivato a 3.000-3.500 caratteri e rileggendolo ho visto che era veramente troppo ostico, ho deciso di rifarlo cercando di impegnarmi ancora di più sul senso che potesse restituire, perché ovviamente ha un senso. Io in questo testo palindromo, che è un poema, sostanzialmente è un poema palindromo, ho deciso di parlare del mondo, quindi del pianeta Terra, dei cambiamenti climatici dell'uomo, delle cose, si parlava prima, no? Buone, delle cose cattive che si sono fatte, che si possono fare, quindi è un testo che prende in considerazione tutti questi aspetti ed è un po' un percorso, no? Che parla di tutte queste cose. Alla fine sono riuscito, devo dire che il lockdown mi ha dato una grande mano per questo, perché è stato proprio il momento per dedicarmici più assiduamente, perché lo facevo nei ritagli di tempo. E allora io sono riuscito a superare i 12.000 caratteri e mi sono posto l'obiettivo dei 12.321 caratteri, perché la cifra è palindroma a sua volta. Per scrivere un palindromo, intanto io sono convinto che non esista una tecnica, almeno io non saprei dire sì, c'è questa tecnica o questa regola e si fa così. Io normalmente agisco in questo modo, parto di solito da una parola, ma forse più ancora da un tema, quindi da un contenuto, da quello di cui io voglio parlare. Se si tratta appunto di un piccolo componimento, una poesia palindroma, se decido che voglio parlare delle rose, è da quel tema che parto nella mia mente, quindi probabilmente dalla parola stessa, e poi inizio a svilupparlo in tutti e due i sensi. La particolarità è che quello da cui parti si deve sviluppare normalmente, come scriveresti in lingua italiana, ma devi badare che rovesciato, quindi ribaltato, abbia un senso. Ma non solo che abbia un senso, almeno per quello che mi riguarda, che abbia un senso che non esca dal seminato di quello di cui vuoi parlare. È qualcosa di totalmente nuovo che non avevo mai ancora indagato ed esplorato.
Quindi mi sono confrontato con una via di espressione completamente nuova. È stato molto avvincente. È un The Secrets, se vuoi te lo dico anche in italiano. Diciamo che è il primissimo progetto musicale personale, e con personale dico mio, di epoca appunto pre-dariana, perché era la prima band in cui io ho iniziato a suonare quando ero adolescente, avevo 15-16 anni. Abbiamo avuto anche tra l'altro un seguito locale, facevamo diverse serate e ci siamo anche lì confrontati con delle realtà fuori valle, abbiamo partecipato a dei concorsi, alcuni che abbiamo anche vinto, cioè c'era, secondo me era un progetto che comunque aveva una strada che si stava edificando. Poi la cosa, come succede a tutte le band per via di rapporti interni, così si è andata a dissiparsi, ed è più o meno coincisa proprio nel momento in cui Dario poi, che aveva il suo progetto Dari, mi chiamò a suonare con lui il basso. C'è stato un momento invece con i Dari ancora operativi in cui io, dopo tanti anni, ho davvero sentito un'esigenza molto molto pronunciata di fare di nuovo qualcosa per me, cioè a livello personale, quindi con le mie forze, da solo. E così mi sono rimesso a fare pezzi, a scriverli, a suonarli, a girare dei video, a voler fare un EP, addirittura un crowdfunding. Quindi è stata un'esperienza, anche lì si è poi generata un'esperienza forte, perché ci sono anche state persone che hanno iniziato ad ascoltare. Io lì, nello stesso momento, è quello in cui sono approdato sui social. Oggi, e ovviamente come capita alla maggior parte di noi, cioè quindi col famoso senno di poi, riguardandomi indietro alle spalle, riesco a vedere quello che ho vissuto e ad attribuirgli molto di più un senso che non quando lo stavo vivendo. Ma so che, parlando del progetto Secrets, ho tanti pezzi tra l'altro che ho scritto e che sono lì depositati, che aspettano solo di essere prodotti e uscire, quindi sicuramente mi ci rimetterò dopo però la mia mostra di pittura, perché adesso quello è l'obiettivo più grande a cui mi sto dedicando. Penso che la cosa più importante di tutte, che io desidero questo proprio profondamente, è di essere una persona buona.
non mi interessa come ci arriverò, cioè nel senso se appunto attraverso quell'obiettivo, facendo beneficenza di là o facendo una mostra o costruendo una struttura o suonando, chi diavolo sa che cosa farò, magari davvero farò le pulizie e andrà benissimo, ma l'importante per me è riuscire a essere una persona buona, quindi evolvere, migliorare e non dimenticare mai di chiedermi tutti i giorni, guardandomi, cioè che cosa sto facendo oggi di buono davvero, di buono per me stesso, per il prossimo, per la comunità in cui vivo, per il mondo proprio, cioè oggi con le mie azioni posso fare qualcosa in questo senso, puoi sempre fare qualcosa, io voglio fare questo, io sento che è questo quello che voglio fare e che continuerò a fare e che spero di poter fare anche tra 10 anni. Questo.